Finalmente si chiude un 2020 per il quale forse facciamo anche fatica ormai a trovare gli aggettivi, purtroppo in accezione negativa. Che somme si possono tirare per questo anno che si chiude? Ma le somme numeriche purtroppo le tireremo più avanti e credo che saranno davvero negative e, come già stanno dimostrandosi, preoccupanti. Abbiamo superato un anno, abbiamo concluso un anno che davvero era inaspettato. A gennaio dell'anno scorso non avremmo mai immaginato quello che sarebbe successo. Molti settori sono davvero penalizzati, alcuni faranno davvero fatica a ritirarsi su, a recuperare la normalità, perché tutto ciò che è stato perso è purtroppo perso in modo irrecuperabile per alcuni settori, cominciare dal turismo, tanto per fare un esempio, ma ovviamente vediamo il commercio, vediamo parte, diciamo, della produzione orafa, parte della produzione fashion, quindi la moda, che sicuramente hanno perso parti importantissime della produzione e delle vendite di un anno. Abbiamo qualche settore che fortunatamente è riuscito, a fronte di una domanda che si è addirittura forse ampliata in alcuni casi, come l'agroalimentare, come tutta la produzione legata alle sanificazioni, alla sicurezza, che ovviamente ha visto una domanda aumentare, quello legato al farmaceutico, però sappiamo che purtroppo complessivamente il danno, la grande perdita c'è stata e la misureremo purtroppo più avanti. Ecco, l'ente camerale come è stato vicino alle aziende, al territorio, ai suoi territori di riferimento? L'ente camerale si è mosso, credo, tempestivamente, affiancando a quelle che sono risorse ordinarie e risorse straordinarie, per arrivare quasi a 4 milioni di interventi che sono stati poi riconosciuti alle imprese attraverso dei voucher, quindi attraverso una formula che permetteva appunto di ristorare dei costi, a cominciare ad esempio quelle delle sanificazioni, quelle che hanno permesso la riapertura o comunque la continuazione delle attività anche nei momenti di grande difficoltà, e quelli legati soprattutto alla digitalizzazione, un'altra forma di reazione, quindi un adeguamento tecnologico anche proprio di modalità diversa, sia per l'approccio al mercato, per permettere ai dipendenti di lavorare in smart working, cioè per cambiare proprio anche le modalità di impresa. Per cui noi ci siamo fatti carico di questo, ovviamente in parte abbiamo cercato, come dicevo, di mettere in campo le risorse che potevamo, naturalmente, che per noi sono molte, devo dire. Normalmente noi ci muoviamo con un bilancio di poco superiore a un milione, quello ordinario poco superiore a un milione di euro, quindi abbiamo superato i 2,5 milioni, quindi di straordinario, quindi insieme, come dicevo, raggiungiamo quasi la cifra di 4 milioni, per cui ecco, credo che la Camera abbia messo in campo il massimo di quello che poteva. Scendiamo un po' sui numeri, quelli ultimi a disposizione che possiamo valutare riguardano il terzo trimestre di questo 2020, che fotografia ci può raccontare? Il settore che in questo momento è più in difficoltà dal punto di vista dell'export è quello che era più vocato all'export, cioè il settore orafo, con purtroppo una flessione importante che riguarda soprattutto ovviamente la gioielleria, l'oreficeria, con quasi meno 40%, e ovviamente è compensato ampiamente dal altro settore, sempre, diciamo, affine all'oreficeria, metalli preziosi, che grazie anche al fatto della sopravvalutazione del prezzo dell'oro, che è arrivato ormai ad avere una rivalutazione circa del 27%, quindi un terzo del suo valore, quest'anno ha fatto registrare delle performance che sembrano molto buone, in realtà depurata il fatturato dal prezzo del metallo, quindi dell'oro, abbiamo un incremento che non è corrispondente alla realtà dei fatti, e che, come ho detto, purtroppo registra un meno 40% sull'export. Addirittura i nostri mercati di riferimento, che sono, come sapete, insomma, dagli Emirati Arabi a Hong Kong, agli Stati Uniti, vedono soprattutto le prime due una flessione pesante, addirittura di poco meno del 60%, quindi sono numeri importanti, perché circa i due terzi del nostro valore aggiunto viene fatto da questo settore per quello che riguarda l'export. Buoni invece sono i risultati del settore della moda, ovviamente anche qui chiari
chiaroscuri, perché per quello che riguarda il tessile e il calzaturiero abbiamo dei risultati purtroppo molto negativi, migliori invece quelli dell'abbigliamento e delle pelletterie. Direi che complessivamente chiudiamo un periodo che, ripeto, al netto del depurandolo dalla sopravvalutazione del prezzo e quindi dalla performance dell'export dei metalli, chiude un terzo trimestre in leggera diminuzione, ma non ecco così grave come ce l'aspettavamo. In questo anno sono mancate anche le fiere, a cui la Camera di Commercio aveva sempre manifestato il suo sostegno. Ecco, com'è andata da questo punto di vista? Beh, purtroppo la pandemia ha bloccato il settore fieristico e quindi soprattutto le fiere internazionali sono mancate, e in particolar modo per quello che ci riguarda Oro Arezzo e Gold Italy. E noi abbiamo cercato comunque di sostenere le nostre aziende dandogli la possibilità di partecipare all'unica fiera che appunto era possibile perché era in programma, di Vicenza, con appunto Voice. E questo è stato un intervento che dal punto di vista anche finanziario ha consentito alle imprese di partecipare, perché altrimenti non avrebbero sicuramente portato gli stand, insomma, a Vicenza. È chiaro che auspichiamo che nel 2021 possa ripartire anche il settore fieristico, perché per noi è una componente importante nella nostra promozione. Quest'anno abbiamo posto in essere tanti interventi, soprattutto sotto il profilo della digitalizzazione. Abbiamo aperto dei bandi importanti con risorse di circa oltre 700 mila euro, abbiamo investito sulla sanificazione e tutto quello che era necessario fare per i protocolli e per la riapertura in sicurezza. Abbiamo messo a disposizione altri 450 mila euro su questa linea, come ricordavo prima sull'internazionalizzazione altri 150 mila euro. Insomma, abbiamo fatto uno sforzo dal punto di vista anche della promozione veramente importante, al quale le nostre imprese hanno risposto, perché effettivamente sono arrivate tante tante domande. Fronte invece dei posti di lavoro, c'è già un osservatorio che ci può raccontare? Ma i dati che noi avevamo registrato alla chiusura del secondo semestre vedevano già una pesante flessione, ovviamente legata al fatto che molte attività sono rallentate, e questo naturalmente riguarda il lavoro dipendente. Molto più grave è la problematica del precariato, quindi del lavoro soprattutto a termine, che ha registrato pesanti flessioni, e sotto il profilo degli ammortizzatori sociali abbiamo registrato un incremento di ore nel periodo di lockdown e anche ora sino ad oggi, che non si erano mai viste in questa provincia. Nel periodo di lockdown eravamo a oltre 8 milioni di ore, quindi una registrazione di solo per quello che riguarda il settore manifatturiero assolutamente grave e preoccupante. Ovviamente non abbiamo avuto un contraccolpo di natura sociale, per fortuna, perché c'è stato il blocco dei licenziamenti, ma questo condiziona anche l'attività produttiva e quindi non potrà essere prorogato a tempo indeterminato, e come sapete per ora la copertura arriva solamente fino a marzo. Abbiamo avuto in questo periodo i dati di Excelsior, che è il nostro sistema che stima non tanto le perdite quanto la mancata propensione all'assunzione nel trimestre, e abbiamo registrato una caduta rispetto ad esempio al dicembre dell'anno scorso del 33%, e soprattutto per quello che ci preoccupa, questa caduta interessa molto non tanto il settore manifatturiero, che comunque è un settore importante, ma che ovviamente tampona un po' il profilo occupazionale, come si diceva, con gli ammortizzatori sociali, quanto per il popolo delle partite IVA, i commercianti, i ristoratori, piccoli artigiani, tutto quell'universo che in questo momento soffre, soprattutto nel settore del terziario, le chiusure imposte dal lockdown.
E in questo 2020 si arriva al secondo anno dal quale la Camera di Commercio di Arezzo e Siena si sono fuse. Vogliamo capire come sta andando. E il matrimonio è stato un matrimonio felice dal punto di vista finanziario, perché le due Camere sia di Arezzo che di Siena erano sane e quindi hanno messo insieme due positività. Certamente l'aspetto dell'emergenza Covid ha creato una situazione di forte tensione dal punto di vista anche dei bilanci, però dai gettiti che noi possiamo registrare nell'ambito delle entrate, quindi del diritto annuale, che è la nostra principale risorsa, non abbiamo verificato una flessione significativa. Quindi devo dire che i nostri conti sono in ordine e spero che nel 2021 si possano replicare interventi significativi. Certo, non mi auguro che si debba per forza replicare gli interventi che abbiamo messo in campo nel 2020, che sono stati dal punto di vista appunto delle risorse finanziarie molto molto importanti. E chiaramente Arezzo ha una vocazione particolare sulla manifattura che poi si declina nel moda, si declina nell'orafo, ma si declina anche una grande produzione ad esempio meccanica o comunque nei settori che anche dove la tecnologia è molto molto importante. Siena ha una vocazione maggiore per il turistico, sicuramente ha una vocazione maggiore per quanto riguarda l'agroalimentare, il vitivinicolo, che ovviamente sono settori importantissimi, e soprattutto in questo momento il farmaceutico e la camperistica. Allora, ovviamente sul farmaceutico dobbiamo qui aprire una parentesi importante, perché ciò che si sta facendo a Siena con ovviamente la presenza di grandi imprese da una parte, multinazionali, ma anche di TLS, che è una fondazione sulle biotecnologie e quindi sulla ricerca anche, oltre che essere un incubatore di impresa, ovviamente si stanno portando avanti le studi e le ricerche per riuscire a produrre un farmaco che si basa sugli anticorpi monoclonali, che dovrebbe essere una risposta abbastanza anche vicina, perché già è iniziata la sperimentazione umana, quindi ci aspettiamo per marzo la possibilità appunto di poter contare su questo farmaco. Ovviamente questo significa, a differenza del vaccino che lavora sulla prevenzione, significa poter contare su una cura diretta, quindi per dare una risposta a chi è effettivamente colpito dal virus, per cui anche questo evento non sarà solo una ricaduta economica, una ricaduta sul territorio di Siena. Crediamo che sia un fattore comune dei nostri territori che possa avere davvero una grande risposta, un grande anche impatto positivo poi a livello credo nazionale, ma anche oltre naturalmente. Gli italiani, i toscani, si sa, insomma, la loro creatività non manca mai, non è mancata neanche in questo anno così particolare. Però io credo che dal governo centrale, lei lo ha ricordato anche in questo anno, in alcune occasioni, serva davvero forse un coraggio maggiore, una politica fiscale più coraggiosa, una politica anche delle infrastrutture assolutamente più presente, perché anche nel nostro territorio ci sono tante incompiute che purtroppo sono ferme. Ecco, da questo punto di vista che tipo di messaggio si sente di lanciare, perché il 2021 ovviamente è già qua praticamente e presumo che l'emergenza lavoro ci sia e sia anche importante. Beh, allora non sta a me giudicare l'attività di governo naturalmente, certo è che le misure vanno divise in due grandi categorie, quelle di contenimento e quelle di rilancio. Quelle di contenimento forse non sono, pur avendo messo in campo molta molta quantità di risorse, voglio dire, non è su questo che voglio così in qualche modo giudicare l'attività di governo, assolutamente, ma forse credo che debbano queste risorse essere effettivamente misurate sull'effettivo bisogno di ogni singola impresa, quindi ragionare sulle perdite di fatturato vere e proprie, perché anche nello stesso settore non tutte le imprese hanno avuto le stesse ripercussioni, quindi va misurato esattamente, il focus va fatto puntualmente e qui ripeto, queste sono però misure di contenimento che riescono in qualche modo a dare una risposta per superare l'immediatezza. Poi dobbiamo ragionare su quelle che sono misure di rilancio, ad esempio l'investimento
investimenti infrastrutturali che sono stati annunciati, che ancora purtroppo non vediamo, secondo me non aiutano a ragionare in questi termini di prospettiva, perché questi non solo, diciamo, effettuano delle grandi, creano delle grandi opportunità economiche per se stesse, ma permettono di modernizzare un paese che ha bisogno in certi settori, dove soffre, sta scontando un gap che non è semplice da recuperare. Avere a disposizione fondi straordinari come tutti i paesi, a cui tutti i paesi possono accedere, l'Italia naturalmente anche, quindi capire come meglio utilizzare questa forma di potenziale, io credo che sia qui la grande sfida. Ci aspettiamo anche molto dal settore, diciamo, dei bonus nel comparto delle costruzioni, nel settore edilizio, non solo per l'ammodernamento di un sistema naturalmente abitativo che farà davvero la differenza se verrà attuato, ma soprattutto anche perché qui si metteranno in moto dei meccanismi di economia domestica, quindi locale, che sarà assolutamente utile per creare, anche perché una dinamica temporalmente abbastanza diciamo spostati in avanti, quindi permetterà davvero di programmare per un periodo almeno medio, poter contare appunto su una crescita che ovviamente tutti noi ci aspettiamo.